Buongiorno a tutti, allora, trovate benvenuti nel nuovo video su Wally, il nostro robottino che stiamo modellando assieme. Allora, partiamo da questo, dal cingolo, da dove eravamo arrivati a modellare il cingolo. Allora, dall'ultima volta che ci siamo visti, ho fatto una piccola modifica di nuovo al cingolo perché ho visto che le ruote che ho duplicato, basta che voi le duplicate tramite il coppia speculare, ok? E erano troppo vicine. Allora ho allargato ulteriormente i cingoli e poi duplicato le ruote e sono andato a riposizionarle nella posizione giusta, ecco. Allora, oggi facciamo l'interno diciamo dei cingoli, quindi questa parte qua che sinceramente io, non essendo un meccanico, non mi rendo conto più o meno di come è formata. Mi faccio una specie di idea, però non so se è l'idea giusta quella che adotterò nel modellare l'interno qui. Però vediamo, dai. Ecco. Quindi mi sembra qua ci sia una specie di motore. Qui forse ci sono delle pulegge, no, che passano attraverso le ruote. E poi qui è tipo un blocco motore, insomma, ecco, una roba del genere. Però vediamo se riesco a interpretarlo nel modo più corretto possibile, ecco. Vediamo, insomma. Allora, io direi di fare una cosa intanto. Andiamo a mettere in vista ombreggiata. Ok, qui ho già fatto un salva, anzi, facciamo subito un salva così siamo a posto. Ok, quindi poi ecco, selezioniamo questo, lo nascondiamo, ok, andiamo nella vista top e siamo qua, quindi andrebbe all'interno qui, andiamo nella vista front e io direi di far subito tipo le pulegge, quindi questa sarà una cosa semplice. Facciamo una cosa, nel layer 01 vediamo, che teoricamente non dovrebbe esserci nulla, ok, lo chiamiamo... si può chiamare, come si può dire, motore, chiamiamolo motore, dai, motore, ok, facciamo un doppio clic, di modo che lo facciamo diventare il livello principale, questo lo facciamo dark gray, va benissimo, dai, tanto uguale. Quindi poi andiamo nel front, prendiamo un cilindro, ci snappiamo il centro, quindi attiviamo lo snap centro, ci attiviamo il centro e quindi facciamo la prima puleggia che dovrà essere una cosa di questo tipo qua, più o meno, e così, ok, più o meno. Allora, facciamo un po' più lunga, quindi adesso lo allunghiamo, ok, prendiamo da qua e l'allunghiamo, ok, quindi prima puleggia e la seconda puleggia facciamo CTRL C, CTRL V. Prendiamo dal gambal e lo portiamo nell'altra posizione, quindi in realtà dovrà essere qua. Però, allora, facciamo una cosa, anzi, spostiamo la laterale addirittura perché ci snappiamo il centro e la spostiamo al centro, quindi ci snappiamo il centro e la spostiamo perfettamente al centro. In questo modo qua deve essere più piccola, quindi con la scala 3D va benissimo, ci snappiamo il centro, togliamo gli snap e andiamo a rimpicciolirla in questo modo qua, adesso andiamo a vedere, sicuramente sarà da allungare, esatto, quindi la portiamo più o meno a metà della ruota, prendiamo scala 1D, ci snappiamo qua, clic sinistro del mouse, shift per l'ortogonalità, riclic sinistro del mouse e l'allunghiamo. In questo modo qua, quindi abbiamo le due pulegge delle due ruote. Ok, adesso dobbiamo andare a fare il motore che è questo qua. Ok, quindi allora i cingoli io li bloccherei momentaneamente, di modo che non... Ah, questo com'è questo? No, com'è questo? Allora, no, non capisco.
qui prima di tutto vanno nei cingoli anche questo, quindi andiamo object, change object layer, perfetto. Ah, ecco, ecco, ok, perfetto, benissimo. Erano quelli che non erano nel posto giusto. Perfetto, allora, quindi abbiamo detto, ritorniamo nel front e dobbiamo andare a ricreare questo motore che secondo me è fatto in questo modo qui più o meno. Allora, prima di tutto facciamo un... Dovrei essere, pardon, devo vedere bene, metto più o meno così, verso il basso. Secondo me più o meno è un po' più sopra della metà, quindi dovrei essere una cosa più o meno così e più o meno basso, così, una roba del genere, secondo me. Così, ok, quindi adesso portiamo in avanti, vediamo top. E io direi che non, diciamo, non è lungo come tutta la puleggia. Quindi dicevo che il motore secondo me qui non è lungo come tutta la puleggia, quindi lo facciamo partire più o meno da questo punto in poi. Quindi andiamo nel front, io direi che andiamo subito a smussare gli angoli, prendiamo le fillet curve, proviamo come raggio 10. Ok, diamo un invio e facciamo una prova smussando il primo che potrebbe andare bene, quindi destro il mouse, quindi di nuovo invio, smussiamo il secondo e smussiamo il terzo, smussiamo non questo, ma smussiamo il quarto. Scusate, no, riprendiamo il comando perché probabilmente l'abbiamo perso. Allora, riclicchiamo e clicchiamo di nuovo sopra, sopra, eccolo qua, perfetto. E poi spegniamo momentaneamente anche i cingoli così non ci disturbano, ok? E dobbiamo andare a creare le alette. Le alette sono, pardon, questo va nei cingoli, quindi destro mouse, cambio oggetto livello. Allora, abbiamo detto che dobbiamo creare tipo queste alette qui, ok? Che poi in realtà sì, va bene. Ok, intanto facciamola così. Allora, le lettere le creiamo prendendo un rettangolo, andiamo a crearci. Ok, uno. Poi ci prendiamo la serie lineare. Ok, clicchiamo. Numero di alette, non so, 12, invio. Clicchiamo Shift da tastiera e andiamo a riportare i nostri 12 rettangoli. Ok, una volta fatto, allora fatto questo, la forma, diciamo, del nostro motore, andiamo a estrudere subito il motore. Facciamo una cosa così: estrudiamo subito il motore, quindi attiviamo di nuovo i cingoli così lo vediamo. Facciamo un estrude, quindi extrude, pardon. Io sono in inglese, quindi extrude, voi digitate estrudi, curva, invio, facciamo solido, sì però due lati no, ok, e lo estrudiamo fino qua più o meno, una roba del genere, così, perfetto, così poi anche all'interno si vedrà il nostro motore, perfetto, i cingoli momentaneamente li nascondiamo di nuovo, ok, e poi andiamo a fare un'estrusione anche di questi rettangoli che abbiamo fatto prima, quindi li selezioniamo, facciamo estrude di nuovo, extrude, curva, invio, sempre solido, ok, e andiamo a estruderlo ovviamente non per tutto, diciamo, il nostro motore, ma per una parte del nostro motore in questo modo qui. Ok, allora in realtà poi vado ad allungarli leggermente, vediamo, selezioniamo, solo l'estrusione, ok, e vado ad allungarla fuori dal mio, con scalo 1D fuori dal mio motore, in questo modo qua almeno, ok,
questo modo qui, perfetto. Adesso non facciamo altro che fare una differenza booleana, quindi differenza booleana tra questo invio e tutti i nostri rettangoli, perfetto. Ok, poi di nuovo selezioniamo tutte le curve, ok, tutte le curve, andiamo a metterle nelle curve, perfetto. Ok, allora la puleggia momentaneamente nascondiamo. Ok, e dobbiamo andare a smussare adesso queste parti, queste alette qua. Allora, per smussare le alette, quindi abbiamo detto che teoricamente lo smusso, andiamo negli strumenti solidi, lo smusso dovrebbe essere di 2, se non sbaglio dovrebbe andare bene. Quindi facciamo una prova, facciamo 1 e 1, 2. Ovviamente tutto questo e così potrebbe andare perfettamente bene, quindi anche forse 1,5, 1,5, ok, e poi andiamo a selezionare tutti gli angoli. Così potrebbe andare bene. Allora togliamo questo. Ok, mentre tutto il resto può essere selezionato. Ok, quindi andiamo, diamo un invio, invio. Ok, e quindi no, non va bene perché abbiamo selezionato troppo, quindi Ctrl Z. Allora, no, smussiamo solo certe parti del motore, basta, quindi selezioniamo 1,5. Invio, poi selezioniamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, solo le parti esterne e non quelle interne. Niente, lasciamo così. Ok, invio, invio. Ok, vedete che adesso funziona, potrebbe andare bene. Vediamo se riusciamo a smussare anche questa parte qua. Allora, questa e questa. Invio, invio. Ok, adesso ci siamo. Io direi che va bene. Poi dobbiamo fare un'altra cosa. Andiamo nel top e dobbiamo andare a tagliare. Ok. Ok, anche questo di qua. Ok, vediamo. Ok, è venuto male questo qui. Allora. Di qui non è venuto per niente bene. Vediamo la metà di questo oggetto qual è. Scusate, vediamo, facciamo metà, potremmo andare a tagliare invece la metà di quello, esatto, qua, ok, allora, così, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e va bene, quindi facciamo un tronca, oggetti di taglio e tronchiamo. Ok, perfetto. Abbiamo fatto così appunto perché non riusciamo a smussare di là, quindi prendiamo questo e andiamo a rifletterlo in modo speculare dall'altra parte, in questo modo qua. Ok, diciamo che adesso andrà bene e non facciamo altro adesso che unirlo, quindi unisci 1, 1, 2. E perfetto, abbiamo di nuovo un solido. Ok, adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo andare a creare questa aletta qui, in questo modo qua. Ok, secondo me dovremmo fare una cosa di questo tipo qui. Allora, quindi dovrà essere un taglio. Aspettate un attimo,
facciamo, creiamo un nuovo livello e gli diamo il colore giallo, ok, e lavoriamo su questo così almeno riusciamo a vedere bene cosa facciamo. Allora, facciamo un taglio di questo tipo qua, perfetto. Ok, e poi un taglio così. E questo andiamo a rifletterlo dall'altra parte con rifletti, no, end, ma medium. Ok, dovrebbe essere questo. Dall'altra parte, questo modo qui. Che mi sembra anche più in questo modo qua. Ok, perfetto. E adesso andiamo a fare un trim con questi. Invio ed eliminiamo quello che non ci serve, tipo questo, questo non mi serve, questo, questo. E questo direi che va bene. Ok, perfetto, questo qui lo facciamo, aggiungere gold, ok. E adesso andiamo a unire le parti, quindi la prima parte, la seconda parte, terza parte e quarta parte, perfetto. E questo è unito. E adesso andiamo a fare un suddividi. Un suddividi sarebbe questo, quindi clicchiamo su suddividi, l'oggetto suddividere, invio, l'oggetto di taglio, invio, perfetto. Questo non ci serve più e vedete che adesso abbiamo suddiviso il nostro motore a metà, vedete se io lo sposto, ok, quindi abbiamo, oh mamma mia, qua, ok, perfetto, abbiamo suddiviso il nostro motore a metà in questo modo qui, ok. Adesso dobbiamo andare a fare un'altra cosa, dobbiamo dobbiamo dargli uno spessore interno. Quindi facciamo un offset superficie, vediamo se riusciamo a fare una cosa di questo tipo qui. Quindi offset superficie, ok. Selezioniamo gli oggetti, diamo un invio, facciamo la parte interna e gli diamo come distanza 0,2, vediamo se può andare bene con 0,2, se non è troppo, vediamo. 0,2, io direi che possiamo fare anche 0,4, CTRL Z di nuovo, 0,4 invio, invio, ok, diamogli, ok, io direi che va bene, idem dall'altra parte, invio, 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 vediamo, anche questo può andare bene. Adesso non facciamo altro che andare a ripristinare il nostro motore. Quindi andiamo a metterlo vicino come era prima, questo modo qua. Perfetto, vediamolo. Ok, può andare bene, perfetto così. Ok, adesso quello che abbiamo creato qui, ok, dovrà, l'ho diviso a metà anche perché una parte dovrà avere un certo metallo arrugginito che è più scuro, più nero, e l'altro invece è lo stesso identico metallo di questo, quindi potremmo tranquillamente selezionare questo e metterlo nel livello cingoli, quindi cambio oggetti livello, mentre qui gli diamo un altro livello che può essere anche questo qui, lo selezioniamo e lo vediamo se mi fa cambiare il nome. Vediamo. Ok. Okay. Lo chiamiamo motore, coppa motore, coppa motore. Ok, e questo andiamo a metterlo nella coppa motore, eccolo qui. Quindi attiviamo i cingoli e quindi abbiamo, eccolo lì, coppa motore, attiviamo anche le pulegge che sono quelle e quindi il motore più o meno può andare bene così e lo teniamo così. Ok, adesso dobbiamo andare a costruire invece quest'altra parte qui del motore che è questa. Ok, e quindi io direi che
che dovrebbe essere una cosa di questo tipo qui. Allora, i cinghiali li spegniamo di nuovo. Allora, anzi, riattiviamoli. Facciamo che questo lo spegniamo un attimino. Ok, neanche questo, dai. Così non rompe. Mentre l'altro dovrà essere più o meno una roba di questo tipo qui. Un blocco unico, quindi un blocco unico che, no, beh, arriva fin qua e poi cambia, e quindi lo top, partiamo da qua e lo facciamo arrivare più o meno qua. Ok, poi rifacciamo di nuovo e dobbiamo andare a tagliare. Così. Ok, penso, vediamo. Sì, tanto poi di lì non si vede nulla. Ok, e poi andiamo con il taglia, pardon, scusate, rifaccio. Il tronca, seleziono tutti e due, invio e tronchiamo. Ecco questi, perfetto. Quindi questi andiamo a unirli, 1 e 1, 2, perfetto. Ok, qui già li smussiamo, quindi con il fillet curve, 1 e 1, 2 e 1 e 1, 2 e 1 e 1, 2. Facciamo anche questi, anche se non si vedranno, però non fa niente. Smussiamo anche questi qua, perfetto. Andiamo nel front, ok, e questo qua ce lo portiamo giù, che dovrà essere più o meno a questo livello, più o meno qua. Facciamo un estrudi, quindi extrude, invio, e ce lo portiamo giù fino qua. Ok, in questo modo qui, perfetto, questo modo, però non so se va bene, vediamo. Sì, potrebbe andare bene, dai, potrebbe andare bene, poi no. Ok, andiamo a smussarlo, quindi spegniamo cingoli e andiamo a smussarlo, quindi, e dobbiamo dare una bella smussatura, quindi con strumenti soli prendiamo smusso. Stavolta sarà uno smusso abbastanza forte, quindi potrebbe essere di 20, vediamo se può andare bene, quindi 1, 1, 2. Sì, così potrebbe andare bene, però facciamo CTRL Z, vediamo se riusciamo a smussare anche queste parti assieme. Vedete, qua non ce la facciamo, dico non ce la facciamo, però qui deve essere abbastanza forte lo smusso. Allora, quindi facciamo 20 qua, 1 e 1, 2. Poi, prossimo raggio facciamo 10, invio, vediamo se ce la facciamo fare 1 e 1, 2 e 1, 3, invio, invio. Niente. Quindi facciamo una cosa, smussiamo subito il 20 e basta. 20, invio, facciamo 1 e 1, 2, invio, invio. Ok, anzi, facciamo una cosa, 4, facciamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, invio, invio. Ok, benissimo, e questo ce lo teniamo così. Ok, e poi qui dobbiamo partire adesso con, allora, riattiviamo tutto e andiamo a dare un'occhiata col pomotore anche. Allora, col pomotore attivo anche quello, ok, perfetto. Potrebbe anche essere che 1 e 1, 2 li avviciniamo un attimino all'altro. Allora, i cingoli così, più o meno. Ok, una roba del genere, più o meno. Ok, direi che potrebbe andare bene, direi. Ok, adesso dobbiamo fare invece questa parte qua, quindi con le alette. Ok, quindi questa parte con le alette
dovrà partire vicino alle, a queste ruote e andare da quest'altra parte. Quindi cinguli, nascondiamo di nuovo, andiamo nella vista di destra, ok, che è questa. Ok, e quello che interessa a noi è in realtà questo. Questo. Pardon, le curve, rimettiamo nelle curve, selezioniamo. Curve, destro mouse, cambio oggetto di livello, qui lasciamo sotto, ok, perfetto, quindi questo e nascondiamo il resto, così non ci disturba, andiamo nella vista di destra, ok, e qui dobbiamo andare a creare invece le altre alette. Allora, le altre alette io direi che possiamo andare sempre a prendere, andiamo a prendere il rettangolo con gli angoli arrotondati e andiamo a crearci un rettangolo più o meno così. Arrotondiamo subito gli angoli in questo modo, di nuovo, e facciamo un rettangolo con gli angoli sempre arrotondati così. Che va fuori in questo modo, ok, e poi andiamo a fare una serie lungo una curva, quindi serie lungo una curva, l'oggetto invio, curva, e gli diamo il numero di elementi, vediamo 35, vediamo se può andare bene. Io direi che potrebbe andare bene, ok, quindi selezioniamo momentaneamente questo, lo nascondiamo, poi andiamo a prenderci questo comando, che magari forse non l'avete ancora visto, lo troviamo qua, dove c'è il fillet curve, clicchiamo e booleano su curva, quindi booleano su curva, selezioniamo tutto, invio, e diamo un sinistro al mouse e invio la tastiera, perfetto. Poi facciamo Ctrl-C, quindi copiamo. Diciamo, abbiamo estrapolato la curva esterna, la copiamo, la cancelliamo momentaneamente e selezioniamo tutte le curve, le eliminiamo e facciamo un Ctrl V. Ok, vediamo che abbiamo la nostra curva. Ok, poi riattiviamo il tutto, quindi destro il mouse. Ok, e abbiamo la nostra curva, eccola lì, la portiamo nel giusto punto che dovrebbe essere. Allora, vediamo. Selezioniamo questo e questo, lo nascondiamo così non rompono. Selezioniamo la nostra curva e la portiamo più o meno qua. Facciamo finta che parta da qua. Facciamo un extrude. Ok, extrude, estrudi curva, sempre solidi, non due lati. E lo facciamo entrare all'interno di questo. In questo modo qua. Eccolo. Ok. Perfetto. Io direi che può andare bene. Ok. E facciamo una cosa, selezioniamo questa estrusione, nascondiamo il resto, come sempre, e andiamo a smussare questi angoli. Quindi vediamo sempre strumenti solidi, clicchiamo su Fillet Edge. Ok, siamo riusciti con 0.2, ci ha accettato il fillet, eccolo qui. Ok, Rhino purtroppo è fatto così, bisogna fare delle prove finché ci accetta il fillet, a meno che dovremmo star lì a ricostruire noi una faccia con già, con diciamo degli smussi fatti manualmente, però va via tanto quel tempo che tanto qui non si vedrà quasi per niente. Quindi riattiviamo il tutto, vediamo cosa succede. Riattivando il tutto e poi facciamo un'unione booleana tra questo e questo, quindi dovremmo farcela tranquillamente, unione booleana 1 e 1, 2, invio. Ok, perfetto, vedete che me l'ha accettato tranquillamente. Ok, e fin qui io penso che ci siamo. Riattiviamo i cingoli. Allora, cingoli. Ok. E poi ci manca tutta la parte qui, questa parte qua che andrà a coprire un attimino
quello che abbiamo costruito qui dietro, quindi che lo metteremo qui davanti. Ecco. E lo faremo al prossimo video. Per questo video ci fermiamo qui, di modo che facciamo un passo per volta. Vedrò di non far passare troppo tempo tra questo video e il prossimo, ok? Di modo che andiamo avanti, finiamo i cinguli, di modo che poi lo duplichiamo e iniziamo proprio il corpo, del robot a tutti gli effetti. Spero di essere stato abbastanza chiaro nelle spiegazioni. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Se avete domande o dubbi, potete scrivermi o mandarmi una mail che cerco di rispondere comunque sempre a tutti e se posso essere utile vi do una mano, ecco. E ciao a tutti i neurovati e al prossimo video. Ciao. Thank you.